Da lunedì gelo polare anche in provincia, con un brusco calo delle temperature. Martedì la giornata più fredda, a Sondrio prevista una minima di meno 10 gradi. Liquidifica totale per il Tennis Club di Sondrio. Presto i lavori di ristrutturazione e una nuova tribuna da 190 posti. Il presidente Salomone, un sogno che si realizza. La conoscenza dell'Unione Europea attraverso il manifesto di Ventotene. Studenti in prima fila per commemorare la figura di Altiero Spinelli. Serata di stelle al Phantom Club di Sondrio. Premiati 4 migliori atleti preparatori ai benemeriti dell'anno 2017. Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del notiziario di Tele Sondrio News. Se avevate in mente di progettare il cambio di guardaroba, purtroppo dovrete riprendere cappotti e piumini. Già nel weekend è previsto un brusco calo delle temperature che persisterà per tutta la prossima settimana. Vediamo. È oramai quasi ufficiale. Il famigerato colpo di coda del gelido freddo invernale dovrebbe sferzare i nostri territori a partire da lunedì prossimo. E così una massa di aria gelida proveniente dall'Artico darà inizio anche sulla Lombardia ad una fase invernale acuta e anomala, con temperature fortemente inferiori alla media. Abbiamo sentito il parere dell'esperto meteorologo di ARPA Lombardia, Umberto Anselmi. Dottor Anselmi, parliamo dell'ondata di freddo prevista per la fine di questa settimana e che si abbatterà sulla nostra zona a partire da lunedì. Sì, diciamo che nella notte di domenica appunto entrerà in maniera decisa un flusso di aria fredda dai quadranti appunto settentrionali, diciamo si tratta di aria fredda in quota più secca che determinerà un abbattimento delle temperature un po' tutte le quote ovviamente, sia nei valori massimi che nei valori minimi, dato che diciamo, i modelli determinano che nella giornata di lunedì in particolare i valori massimi nella zona, diciamo della Valtellina, chiaramente Sondrio, siamo attorno a 1-0 gradi i valori massimi, e le minime che scenderanno in maniera più corposa anche di sotto dei 5 gradi sotto zero, 5-10 gradi sotto zero. E questa situazione permarrà un po' per i primi giorni della settimana prossima. Il freddo anomalo dovrebbe perdurare almeno fino a domenica 4 marzo, con una diminuzione dei valori attesi al di sotto delle medie di ben 8-12 gradi. Scarse, se non nulle, le precipitazioni nevose. La parte diciamo alpina e prealpina sarà interessata marginalmente dalle precipitazioni. Questo flusso di aria più fredda appunto che viene da nord è tendenzialmente a un basso tasso di umidità, per cui diciamo non ci saranno precipitazioni di particolare rilievo. Si è temuto il peggio questa mattina alle 11.40 per un'anziana di 76 anni investita sulle strisce pedonali nel centro di Tirano. La donna residente in città stava attraversando la strada in prossimità del Bar Pallino quando è stata travolta da una BMW X-Drive condotta da un 41enne del posto che, dopo essersi fermato per far attraversare un pedone, non si è accorto dell'arrivo della signora investendola. È stato lo stesso conducente a chiamare immediatamente i soccorsi e giunti sul posto con ambulanza ed elicottero. Fortunatamente le condizioni della donna sono apparse meno gravi del previsto. La 76enne è stata così trasportata all'ospedale di Sondrio per un politrauma. Sul posto anche il carabiniere del nucleo radiomobile della Compagnia di Tirano e la polizia locale. Lavori in vista al Tennis Club di Sondrio. Ad aprile si avvierà l'attesa riqualifica della struttura. Si tratta del primo intervento dopo 40 anni. Vediamo. Primo intervento di riqualifica per il Tennis Club di Sondrio. Dopo 40 anni dalla nascita, oggi è stato definito ufficialmente il programma di ristrutturazione della sede in via Vanoni. Era il presidente del sodalizio, Orlando Salomoni, ad auspicare da tempo un intervento di miglioria che coinvolgesse i campi 4 e 5, ormai fatiscenti. L'attuale struttura che li ricopre entrambi sarà completamente rinnovata, così come la superficie del terreno di gioco e l'impianto di illuminazione, studiati su misura per poter garantire i migliori standard di gioco. A distanza di 40 anni erano superati, obsoleti e potevano essere anche pericolosi, di conseguenza andavano fatti. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato, perché si è realizzato un desiderio che durava anni. Siamo andati a vedere dei campi illuminati a induzione magnetica, sono lampade che non abbagliano, si accendono e si spengono istantaneamente, risparmio energetico tipo LED,
e durata garanzia 20 anni. Particolare attenzione anche al fondo dei campi. Fondo dei campi sarà sempre la MAPEI, perché ci è stato chiesto non solo dai soci ma anche i giocatori del Future, tale e quale, senza una mano in più o in meno, perché la velocità era quella desiderata, sia a livello alto sia a livello di appassionato. Saranno inoltre allestite due tribune, di cui una fissa è in grado di ospitare 196 posti a sedere. Saranno installati anche nuovi impianti di riscaldamento. I lavori, dal costo di 540.000 euro, avranno inizio ad aprile e si concluderanno al più tardi nel mese di settembre. Per questo motivo il torneo internazionale Future, ormai diventato appuntamento fisso della primavera del club, quest'anno sarà posticipato al mese di novembre. Anche per il 2018, attesi i grandi tennisti alla caccia di punti importanti per accedere ai grandi slam. Modifiche sulla viabilità della strada statale 39 dell'Aprica. Da lunedì 26 febbraio, giovedì 29 febbraio, in località Tresenda, nel primo chilometro della carreggiata, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, ad eccezione dei giorni prefestivi e festivi. Il provvedimento, valido nella fascia oraria che va dalle 9 alle 17, è stato imposto per consentire i lavori di posa della rete del gas. La storia non la si impara soltanto sui banchi di scuola. Questa mattina, presso la sala delle acque del BIM, un interessante incontro rivolto agli studenti di Sondrio sulle origini dell'Unione Europea. Vediamo. Le radici dell'Unione Europea e dei suoi capisaldi. Questi temi affrontati in occasione del terzo appuntamento del ciclo di incontri di cittadinanza attiva, rivolto agli studenti delle scuole di Sondrio. Ospite della tavola rotonda organizzata dal Circolo Arci presso la Sala delle Acque del PIM del capoluogo, Mario Leone, vicepresidente del Centro Studi Altiero Spinelli. È il periodo del confino politico, quindi degli anni 30 e anni 40 del secolo scorso, durante il quale sono stati affrontati tanti argomenti, in particolare quello dell'Europa. E mi riferisco al confino politico di Ventotene, dove alla fine degli anni 30, inizio degli anni 40 del secolo scorso, Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi hanno redatto in piena clandestinità e quindi nelle proibizioni dell'amministrazione confinaria, hanno redatto il famoso manifesto di Ventotene, il progetto per un'Europa libera e unita. I presenti hanno così avuto occasione di addentrarsi nella storia del padre dell'Unione Europea attraverso le pagine della Mia Solita Fierezza, redatte dallo stesso Mario Leone. Andare direttamente a toccare con mano, tra virgolette con mano, perché la documentazione è molto spesso digitalizzata anche per preservare il documento, significa anche entrare nel vivo della cronaca dell'epoca, che oggi è storia. Quindi è importante, ed è questo un messaggio che va dato a tutti, perché c'è ampia disponibilità da parte degli archivi di Stato locali, e andare a leggere, andare a toccare, ripeto, con mano, in modo ovviamente anche virtuale, la storia attraverso la documentazione. La storia è maestra ed educatrice della nostra vita, ha voluto ricordare il provveditore agli studi di Sondrio Fabio Molinari, intervenuto durante l'incontro. Fondamentale scavare nel passato per comprendere appieno il presente. Come ogni anno si rinnova l'appuntamento con il premio Panathlon, il sodalizio nato con l'obiettivo di divulgare gli ideali dello sport. Per il 2017 ha celebrato quattro figure di spicco del panorama sportivo valtellinese. Vediamo. È nel pieno rispetto del motto latino Ludis Iungit, lo sport unisce, che ieri sera il Panathlon Club di Sondrio si è riunito nella consueta conviviale al fine di celebrare i campioni del 2017. Quest'anno il direttivo, ora guidato dal neopresidente Angelo Schena, ha scelto di premiare quattro figure di spicco del panorama sportivo, nel ricordo di Giuliano Mevio e Remo Bordoni, due dei pilastri fondanti del sodalizio scomparsi lo scorso anno. Chiaro che nella scelta dei premiati cerchiamo di vedere nei vari candidati quelli che rispecchiano di più i principi fondanti del Panathlon Club, e con questi principi cerchiamo appunto di scegliere quelli che noi abbiamo ritenuto i migliori, in questo caso per il 2017.
In qualità di atleti dell'anno, le scelte sono ricadute sulla sciatrice della Val Girola Elena Cortoni, per ben due volte lo scorso anno sul podio di Coppa del Mondo, e ora purtroppo firma i box per infortunio, e su Patrick Colcelli, 16 anni di Val di Sotto, attuale campione italiano di getto del peso nella categoria cadetti. Sì, è una stagione difficile da affrontare, ci sono tante fasi, ci sto passando dei momenti facili, dei momenti molto difficili, ma sono sicura che questa fase mi porterà a diventare ancora più forte, e sono stimolata anche a mettere in gioco la Elena persona e a sistemare tutti gli angolini rimasti un po' magari a caso per il poco tempo durante le altre stagioni. Sono molto emozionato, perché per arrivare a questi risultati mi sono dovuto allenare molto e impegnarmi. Ed è grazie al lavoro di chi spesso opera dietro le quinte lontano dai riflettori che l'associazione può annoverare atleti di questo spessore. Un esempio su tutti è quello di Gianni Franci, vincitore del premio tecnico allenatore. Ben 5 dei suoi atleti hanno vestito la maglia azzurra nella disciplina della corsa in montagna. Sì, è vero, ci sono stati 5 atleti dei miei che sono stati in nazionale, almeno a fare un europeo o un mondiale di corsa in montagna, alcuni anche in campestre come la Ciappini. E decisamente è una soddisfazione. Comunque questi, oltre ad essere degli atleti, sono anche degli amici, quindi condividono con me questi passaggi. Fra i premiati il benemerito Franco Sertori, il suo motto: impresa anche nello sport. Sono molto orgoglioso di quello che mi avete dato, ma molto molto orgoglioso e contento, e tutta la famiglia è contenta, ecco, ci fa piacere, ecco. Non pensavamo neanche lontanamente di prendere un premio del genere, insomma. Ed ora un piccolo assaggio dell'aperitivo, la nostra speciale rubrica in onda ogni venerdì dopo notiziario delle 19:15. Tra le tematiche affrontate, come di consueto fra il serio di Il Faceto, il dominio in casa Italia delle quote rosa alle Olimpiadi di Pyeongchang e i 60 anni della legge Merlino. Vediamo. Olimpiadi invernali? Abbiamo vinto un'altra medaglia? Sì. Perfetto. Ma le Olimpiadi delle donne però? È lo stesso, la Goggia è troppo forte. Goggia, Moioli, la Fontana. Sono tutte nostre, comunque lombarde. Sì, comunque. Lombarde è vero. Il problema è gli uomini? Gli uomini sono un po' più scarsotti in questo periodo. In effetti, poco. E a parte in fondo lì. Parlarti di Olimpiadi, mi hanno visto un'altra medaglia oggi. Sì, mi hanno visto un'altra medaglia. Ma tu arrivi da scuola? Sì, ero a scuola. Come hai fatto a sapere della vittoria? Le notifiche sul telefono. Ah, ecco, hai attivato le notifiche sul telefono. Sì. Se ti dico, abbiamo fatto una scommessa con un altro persona, abbiamo intervistato. Se io ti dico, 60 anni fa veniva introdotta la legge Merlin, tu sai cos'è? No, non ho idea. 60 anni fa veniva messa in Italia la legge Merlin, la senatrice Merlin aveva fatto questa legge. 60 anni fa, 1958. Una svolta determinante circa gli usi e i costumi sessuali degli italiani. Ha vinto Arianna Fontana oggi, è un bronzo. Bravissima. Ancora. Fantastica. Sì, sì. Però vincono solo le donne. E gli uomini? No. Cioè, gli uomini, cioè, siamo messi male noi quest'anno, queste ultime Olimpiadi. Non sono morti le donne. E questo da sempre oppure? Non lo so. Secondo te il rapporto uomo-donna, vince la donna o l'uomo? La donna. Quindi noi maschietti non vinciamo le Olimpiadi, no. Non decidiamo nulla. Piangete, basta, dovete svegliarvi. Grazie. Riprendere un po' il vostro posto. Non ci avete dipinto benissimo comunque, io non esco bene da questa intervista. Pensateci un po', riflettete su questa cosa. Posso fare una seconda domanda? 60 anni fa la legge Merlin, che la senatrice Merlin ha chiuso, le case chiuse, brutto da dire, ma sì. Andrebbe ripresa in mano questa legge? Ogni tanto c'è qualcuno che ne parla. E ogni tanto, sì, specialmente sotto elezioni, infatti, qualcuno ne parla. Questa è una cosa un po' delicata e poi va a seconda del singolo come la pensa. Ed ora ritorniamo a parlare di sport. Prosegue a pieno ritmo il calendario dei campionati provinciali studenteschi. Oggi in programma la prova di badminton. Vediamo com'è andata. È uno sport di cui difficilmente si sente parlare, ma non fra i banchi di scuola.
Il badminton è infatti la disciplina che da almeno 20 anni arricchisce il fitto calendario dei campionati provinciali studenteschi. Oggi presso la palestra dell'Istituto De Simoni di Sondrio, la fase dedicata alle categorie cadetti. Ogni anno i ragazzi che decidono di partecipare alla fase provinciale sono in aumento, spiega Laura Giordano, referente di educazione fisica dell'ufficio scolastico. Il badminton è una disciplina poco conosciuta, ma in provincia la si attua da tantissimi anni ed è una delle poche specialità, direi, che vede la preparazione dei campioni provinciali che nasce e cresce proprio all'interno della scuola, in quanto ci sono pochissime società di badminton, per cui la preparazione, diciamo, è proprio nasce all'interno della scuola, quindi è una delle specialità più soddisfacenti per gli insegnanti. Ad affrontarsi sotto rete 5 istituti provenienti da Sondrio, Morbegno, Talamone e Delebio. Ad avere la meglio è stata la formazione dell'Istituto Paesi Orobici da capoluogo, composta da Ardisan Chilafi, Greta Negrini, Sara Ferrari e Diego Varisto. La cosa più interessante del badminton è sicuramente stare assieme, giocare, divertirsi e anche vincere sicuramente. Il quartetto con la vittoria odierna si è garantito l'accesso alle fasi regionali che si disputeranno l'8 maggio a Milano. Ed ora il nostro speciale approfondimento dedicato alle elezioni. Questa sera spazio a Maurizio Lupi per Noi con l'Italia, ad Adriano Galliani per Forza Italia e a Michele Iannotti ed Irene Bertoletti per il PD. Vediamo. Incontro pubblico preelettorale tutto sondriese nella giornata di oggi per lo schieramento politico di Noi con l'Italia. Presente alla riunione l'onorevole Maurizio Lupi, candidato al Parlamento per l'oramai vicina tornata elettorale, assieme all'altro candidato alla Camera, Alessandro Colucci. Con loro anche gli altri due esponenti candidati locali, Anna Maria Saligari e Gerlando Marchica. L'annoso problema legato alle infrastrutture e alle reti viarie occupa la prima posizione fra i nodi da sciogliere. Per la Valtellina e la Valchiavenna la sfida più importante è quella, ancora una volta purtroppo, delle infrastrutture, sia quelle stradali che quelle ferroviarie. Abbiamo una rete ferroviaria che si ferma a Tirano e tutta l'Alta Valle non è collegata e abbiamo una statale che rischia di essere l'imbuto per il collegamento di tutte le attività produttive che sono in Valtellina e in Valchiavenna o delle attività turistiche. La sfida che noi abbiamo in questi 5 anni di governo è proprio quella di completare lo sviluppo infrastrutturale. A Morbegno, la variante di Morbegno si sta realizzando, dobbiamo accelerare i tempi per la variante di Tirano e ragionare con le ferrovie, perché è inaccettabile che nel 2018 la situazione dei collegamenti ferroviari siano in questa situazione. Sposta l'obiettivo su burocratizzazione e maggiore vicinanza alla piccola e media impresa, Alessandro Colucci. Noi siamo con l'impresa, siamo con l'agricoltura, crediamo che se c'è un euro pubblico va destinato a chi produce ricchezze e posti di lavoro e non va al reddito di cittadinanza. Pensiamo alla semplificazione, sempre meno tempo perso negli uffici pubblici e sempre meno carte da compilare e un numero giusto di controlli, perché siamo per i controlli ma non si possono avere 10 enti che fanno lo stesso controllo a chi ogni giorno investe il proprio tempo per creare valore nel nostro paese. Giornata valtellinese per il candidato al Senato per Forza Italia, Adriano Galliani. Un tour elettorale che nel pomeriggio di oggi ha toccato il capoluogo con un meeting organizzato presso il centro Le Volte. C'è il problema della sicurezza, c'è il problema del lavoro, c'è il problema della povertà. Queste credono siano le tre cose che più stanno a cuore agli italiani. Per quanto riguarda, ma lei ha detto bene, io sono in effetti un imprenditore, tutti mi conoscono per il Milan, ma io sono un imprenditore, noi dobbiamo far ripartire l'economia di questo paese. Abbiamo una media di disoccupazione di 2 punti superiore a quella del resto dell'Unione Europea, dobbiamo creare posti di lavoro. Primo provvedimento che faremo se vinceremo queste elezioni qui sarà quello di far sì che per le imprese che vanno ad assumere a tempo indeterminato dei giovani disoccupati,
che ricordo che nel sud sono oltre il 50% addirittura dei ragazzi, per sei anni non ci siano, le aziende vengono detassate e non ci sia contribuzione, cioè che il costo per un'azienda assumendo un giovane disoccupato sia solo quello dello stipendio a quella persona. Con lui l'europarlamentare Lara Comi, il coordinatore provinciale Filippo Rebai ed i candidati alle regionali per la provincia di Sondrio Carla Cioccarelli ed Elio Della Patrona. In questo momento c'è il partito dell'astensione che sembrerebbe essere del 35%, addirittura il primo partito in assoluto. Bisogna fare cosa? Bisogna che la gente capisca che la politica è anche fatta bene, sono anche tante belle cose, non solo le strutture della politica stessa. Se noi vinceremo le elezioni, la cosa che più ha a cuore il Presidente è appunto quello di far ripartire l'economia. Entro l'estate si applicherà questa flat tax. Parla di una nuova gestione dei servizi e di una innovazione nel governo dei territori montani con una maggiore disponibilità nei confronti delle comunità locali, il programma dei due candidati alla carica di consigliere regionale della lista PD per Gori, Michele Iannotti e Irene Bertoletti. Autonomia, trasporti e infrastrutture rimangono tra i principali nodi da sciogliere nell'intenzione programmatica. Sono molto contento di appoggiare la candidatura di Giorgio Gori, che è un amministratore locale, che conosce molto bene i problemi del territorio e saprà fare molto bene nel momento in cui ricoprirà la carica di presidente della Regione Lombardia. Quindi il discorso legato alla viabilità, ai treni, l'ambiente, l'autonomia è un tema sicuramente importante che dovremo approfondire, ma l'autonomia vera, fatta di fatti concreti e non di parole. Poi ci sono altri temi sicuramente importanti che dobbiamo affrontare, come appunto anche il federalismo differenziato. Irene Bertoletti insiste su un necessario cambio di passo nella gestione di temi legati alla tipicità del territorio valtellinese e valchiavennasco. Mi candido perché credo nel progetto di Gori, credo che Gori sia la persona giusta che possa dare un cambio di passo importante a questa regione. Sicuramente per il nostro territorio i temi fondamentali sono la sanità, i trasporti, però anche l'agricoltura, sicuramente un tema molto importante, la tutela del territorio, cioè tutte le competenze regionali che devono essere declinate in maniera particolare in un territorio montano come il nostro. Come preannunciato, sarà un fine settimana dalle temperature gelide, ma vediamo nel dettaglio le previsioni e le condizioni del manto nevoso in quota con il bollettino a cura del Centro Nivo Meteorologico di ARPA Lombardia. Vediamo. Pericolo valanghe per il 24 e 25 febbraio. 2 moderato su tutti i settori. Problemi principali: sulla fascia retica, strati deboli persistenti, su Adamello, Rovi e Prealpi, neve ventata. Nelle zone preferenziali di accumulo è ancora presente neve a debole coesione. L'ingresso della nuova fase perturbata determinerà un notevole abbassamento delle temperature. Su tutti i settori le dorsali in quota risultano erose. Le analisi periodiche del manto nevoso consentono lo studio dell'evoluzione fisica della neve. 170, quindi 340. Ci troviamo a 2750 metri di quota su un versante esposto a sud-est. A questa esposizione il manto nevoso ha subito un riscaldamento considerevole, si presenta ben consolidato con diverse consistenti croste da fusione e rigelo nei primi 50 centimetri. E con il bollettino Nivo Meteorologico si conclude il nostro notiziario. Vi auguro buon fine settimana e a sentirci alla prossima edizione.
Thank you.